centesimi. Erano dotati di un lungo timone a popa, che forse serviva anche come pezzo di legno manovrale vicino alla riva. Dei lunghi remi e un albero che veniva usato per issare una vela di ferro. L'albero era incernierato alla base per poter passare sotto la riva. Nella zona di lago venivano utilizzate delle imbarcazioni più grandi, chiamate convalli, che arrivavano ad una lunghezza di ben 4 metri e ad una altezza di 4,5 metri, con una portata di 35 tonnellate. Avevano un grande timone.